Paolo, chi era San Cerbone? San Cerbone era il vescovo di Populonia. Si parla del 560-65 e siamo nel periodo in cui i Longobardi invadono l'Italia e San Cerbone, insieme ad alcuni fedeli, decide di fuggire davanti a quest'orda di barbari, secondo loro, e si rifugiano qui all'Isola d'Elba, in questa vallata. Però io so che questa chiesa in qualche modo ha fatto riappacificare o comunque incontrare due paesi che erano in conflitto brava, tra loro. Brava, ho studiato. Perché in effetti i due paesi di Poggio e di Marcianalta, il classico campanilismo che tuttora un po' esiste, diciamo erano in conflitto tra di loro. E questo punto è proprio il luogo del confine delle due comunità. Giacomo II decise di costruire questa chiesa proprio per pacificare gli animi di queste due comunità. Però la condizione qual era? E che ancora io ho vissuto quando ero ragazzo, che la porta apparteneva alla comunità del paese di Marcianalta, mentre l'altare alla comunità di Poggio. E dunque? E dunque il prete di Poggio, per celebrare la messa, doveva chiedere la chiave alla comunità e al prete di Marcianalta, e viceversa, se la comunità di Marcianalta voleva celebrare la messa, doveva chiedere l'autorizzazione dell'altare al prete di Poggio. Insomma, tutto molto complicato, però in effetti questo era motivo di incontro. Era motivo di incontro, ed è strano come un santo vissuto, diciamo, per pochi anni, perché San Cerbone qua è stato 7 anni esattamente, ancora è viva la sua presenza, cioè le due comunità sentono questo santo, stranamente, di cui non conoscono moltissimo, ma lo sentono proprio molto vicino.